Le attività che svolgo in relazione al mio lavoro sono molteplici, per cui la giornata tipo è molto difficile da prevedere, anche perché mediamente tutto quello che si pianifica nel giro di mezz'ora viene sconvolto. Per cui le attività variano dalla gestione del personale piuttosto che analizzare lo stato di avanzamento delle macchine, che non problematiche particolari sia sul personale che chiaramente anche su altri aspetti che riguardano l'amministrazione dell'azienda. Quotidianamente interagisco praticamente con tutti i vari responsabili dei reparti, ma anche direttamente con le persone che operano nelle attività di competenza. Chiaramente dipende da persona a persona, e oggi è più importante aderire ad un progetto piuttosto che portare avanti scelte esclusivamente per aspetti economici. Ho fatto il liceo scientifico a Novi Ligure per poi passare all'università completando ingegneria meccanica. Da ingegneria meccanica ho insegnato per un quadrimestre all'ITIS d'Alessandria, perito aeronautico, per poi cominciare la vera, diciamo, carriera entrando in MECOF come tecnico applicativo e uscendo dopo 19 anni come direttore di stabilimento. Sono andato per 4 anni a svolgere attività analoghe in un'altra azienda, per poi passare dopo 4 anni in un'azienda di Verona che fa macchine per la stampa, per poi arrivare a giugno dello scorso anno, quando ho avuto la possibilità di aderire al progetto di rilancio del Grandi Technology con all'interno Tacchella, Morara, Meccano d'Ora, per cui da sostanzialmente giugno dello scorso anno sono ritornato a casa, visto che abito in provincia di Alessandria. E tutti i giorni ci sono aggiornamenti. Chiaramente al mio livello bisogna essere supportati da studi di consulenza sotto l'aspetto legale, sotto l'aspetto formativo, piuttosto che sotto tutto quello che è proprio anche la gestione contrattuale. Sicuramente le limitazioni, i vincoli ci sono e li vediamo quotidianamente, un po' a tutti i livelli. Può esserci una difficoltà applicativa, noi in Tacchella arriva un componente da studiare e da realizzare, chiaramente può essere realizzato su una macchina standard e allora non ci sono dei rischi, oppure può essere lavorato in una maniera particolare su una macchina magari che non è ancora stata fatta e bisogna personalizzarla, per cui i rischi sono più elevati. Sicuramente si riesce a portare avanti una propria attitudine e un proprio progetto, sicuramente il vederlo realizzare è un indicatore di una buona risposta a quello che si fa col proprio lavoro. Sicuramente ci sarà un ridimensionamento dei mercati, ma sicuramente i macchinari si continueranno a produrre, per cui serviranno sempre tutte quelle competenze che ad oggi sono presenti. L'inserimento della stampa 3D, quindi realizzare e pensare le macchine magari in un modo nuovo. Così di punto in bianco forse affronterei magari un percorso più approfondito a livello di istruzione, approfondire alcune lingue che non conosco. Sicuramente lo studio è alla base di tutto, il metodo di lavoro è alla base di tutto, la passione in quello che si fa è un altro aspetto fondamentale. Chiaramente si va a ricercare una certa propensione alla curiosità e una certa flessibilità nell'attività da svolgere. La voglia
di raggiungere un obiettivo, già a livello di primo colloquio si intuisce chi si ha di fronte, se ha questa propensione o meno. Sicuramente la passione. Chiunque nell'ambito della realizzazione di macchinari alla fine diventa un po' uno specialista, che se si limita esclusivamente a fare il suo lavoro perde quel valore aggiunto, quel contributo che si dà per raggiungere un prodotto di eccellenza.